l'arbitro in digitale, la tecnologia in digitale ha cambiato le nostre vite, ha cambiato il nostro modo di vivere, di viaggiare, di organizzarsi la vita, di comunicare, quindi era inevitabile che toccasse anche lo sport, che è un modo che vive di regole vecchie, di regole centenarie, almeno nella loro semplicità, per cui un gol è un gol da 100 anni, da 100 più un modo di 100 anni, è così un punto al tennis, è così una meta, però sempre di più la tecnologia entra anche nel fare sport, nel vedere lo sport. Proprio ieri abbiamo avuto un caso fresco e non so in qualche modo mai visto prima, avrete visto la performance dell'atleta keniano che è sceso per la prima volta sotto le due ore della maratona, record non omologabile perché lui si serviva, oltre che di varie lepri, che si serviva anche di un raggio laser che gli dava l'andatura. E questo è un modo per l'ultimo, no? Per raccontare quanto lo sport stia cambiando, come cambiano gli altri sport, hanno cambiato in modo molto più morbido il calcio, soprattutto nella sua ultima riforma più significativa, cioè il VAR, l'introduzione del VAR, lo ha cambiato in un modo un pochino più tormentato. Massimo Fini ha scritto un libro dal titolo netto, un titolo in cui si schiera, e partirei da lui per farmi raccontare quella che l'ha descritto, però prima, scusatemi, ma vi presento le persone che sono al tavolo con me, e quindi Carlo Alagna, organizzatore di tornei di tennis, è lì, Carlo Damasco, che ora è Television Match Officer di rugby, ma prima è stato giocatore e arbitro internazionale, Filippo Grassia alla mia destra, che da 21 anni, quindi diciamo eroico in questo, fa la moviola alla radio, Katia Serra, opinionista TV per il campionato femminile, e Antonio Ciccotta, lì in fondo, allenatore della Fiorentina femminile. Quindi non solo calcio, ma anche altri sport, dove abbiamo l'occhio di falco, abbiamo l'utilizzo dei computer per stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato,